Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi Vlogmas numero 6. Chiedo scusa per il Vlogmas di ieri che non è uscito. Uscirà oggi praticamente a mezzogiorno, venerdì 6 dicembre. E poi stasera alle 22, come normale programmazione, uscirà questo qui. Ovviamente è inutile che ve lo dico perché tanto sarà già uscito quando vedrete questo, però vabbè. Ieri c'è stato un po' di problemi, come avrete letto, se avete guardato il video, il mio telefono è impazzito. Quindi Gabriele si è offerto di darmi il suo, perciò abbiamo rimesso in moto quello vecchio di mio marito. Lo prende Gabriele, Gabriele mi offre il suo per il tempo che il mio telefono starà in assistenza, in modo da non interrompere i vlogmas che stavo facendo con voi e da poter continuare a fare i video comunque. Quindi, per adesso ancora il mio, ha anche la fotocamera che non va al mio, non mette più a fuoco per quello che lo mando in assistenza, non ha neanche un anno e mi girano un po' le scatole, quindi facciamo così. Pia, la smetti con questa porta? Guardala. Guarda, come sei bella, con questa fascettina rosa. Oh, vabbè, non vuole farsi vedere. Vabbè, quindi adesso facciamo due lavori, sempre Pia permettendo. Finisco di editare il video perché ieri sera mentre lo stavo editando mi sono addormentata. E quindi adesso finisco di editarlo, così almeno per mezzogiorno lo pubblico. E intanto vado avanti a farvi vedere quello che ho fatto oggi, cioè quello che facciamo oggi. Adesso devo mettere un po' a posto. Come vi dicevo ieri, si è rotta la lavastoviglie, perciò la userò per il momento finché non la vengono poi a prendere l'Econet. La userò come per metterci la roba a scolare se non ci sta nello scolapiatti, soprattutto le pentole, perché essendo tanti uso pentole grosse, nello scolapiatti non ci stanno. E quindi inizierò, cioè farò quello lì e poi devo, vabbè, mettere un po' a posto in sala come sempre, poi verso l'ora mangeremo e poi devo mettere sul brodo per Pia e poi verso l'ora di pranzo andiamo a fare la spesa al Bennett. Perché quella che avete visto nel vlog di ieri era solamente una parte, cioè una piccola parte di quello che ho comprato. Oggi devo proprio andare a fare la spesa e quindi niente, vi portiamo con noi. Se riesco faccio qualche ripresa, ma più che altro se mi ricordo. Non è tanto se riesco, ma se mi ricordo. E niente, quindi adesso diamo il via ai lavori perché sennò non finiamo più. I bambini naturalmente sono tutti quanti scuola, asilo, eccetera. E arrivano, devo andare a prendere Gabriele e Sabrina alle 3 perché devono andare a catechismo. Quindi adesso bando alle ciance, come dice Robertina, e partiamo con i lavori. Fine. Via aveva fame, ho dovuto darle da mangiare, quindi niente letti. Adesso ci stiamo preparando. Aiuto, 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 che dobbiamo andare al Bennett a fare la spesa e vi portiamo insieme a noi. Vi volevo mostrare l'outfit di Pia per uscire oggi con la mamma. Guardate che tutina stupenda, piena di brillantini. Pia, guarda mamma. Pia. Pia. Ma che carino. Allora, l'idea sarebbe di comprare solo cose in offerta oggi al Bennett. Quindi prendiamo questo patè per gatti sterilizzati, che così lo diamo a Titti. E questo qua. Ah, ecco
Vediamo se ti fa ancora ridere. No, si spaventa, poverina. L'altra volta con Giada rideva come una fatta. No, non la fa ridere più. Pia, non ride più? Come fa il maialino? Vuoi toccarlo? Lei guarda la carta, non il maialino, benissimo. Dammi, va che lo mettiamo a posto. Non puoi giocare col maialino, è per i cagnolini. Non è per le bambine. Adesso andiamo a prendere dell'altro cibo in offerta. Prendiamo la ricotta che ho preso anche ieri, che è in offerta, e i petali. Prendo questi da fare in brodo. Ne prenderò 4 confezioni perché sennò non bastano per tutti. Tu cosa fai tu? Mi guardi un attimo? Pia? Senti, andiamo a prendere la pasta e la salsa. La mano era mia. Ci sono queste mele. Ah, ma perché mi mangi? Pia, guarda la mamma. Adesso prendiamo le mele, ok? Non ti coricare. Che figata, guarda, contiene anche qualcosa. Andiamo a vedere se c'è. Qui cosa abbiamo in offerta? C'è il cavolo romanesco, i finocchi, i cavolfiori e le verde. Pia! Ciao! Ciao! Abbiamo preso le zucchine per fare il brodo. Adesso dobbiamo andare a prendere la pasta e la passata che ancora non l'abbiamo presa. Sei ancora un po' instabile su questo carrello. Guardami, Pia. Pia. Amore. Piccolina. Piano che ti fai male. Guarda la mamma. Dov'è la mamma? E dov'è Pia? Piano, piano. Piano. Dov'è la pasta? Pia, se troviamo la pasta, se troviamo la pasta, è qui la pasta. C'è questa qui della Barilla, in offerta. Quale prendiamo? La pasta piccola, se no poi Giada non la mangia. Sei piccolina, piccola Pia. Adesso dobbiamo prendere la passata. C'è la polpa finissima a 0,69. La prendiamo per quando la mamma magari è da sola o siamo in pochi. Ne prendiamo 3. La passata, proprio la passata in offerta non c'è.
Ma possibile. Vabbè, prendiamo questa qui che è della selezione, io costo meno, prendiamo questa. Lina. Siccome la mamma è un po' rimbambita, eccola lì la passata in offerta. Me lo mandi un bacino? Me lo mandi un bacino? Bacino mamma? Dai, un bacino! Dai! Un bacino! Gira la testa. Sì. Sarà perché ancora non abbiamo mangiato? E la mamma, cioè la mamma non ha mangiato. La mamma ha fame? Anche dagli yogurt c'erano un sacco di promozioni, però ho visto una cosa. I miei yogurt al marzo, prendiamoli. Allora, come avete visto, abbiamo fatto la spesa. Partiamo dal presupposto che sono rimbambita e mi sono dimenticata di mangiare quando sono uscita di casa. Vabbè, solo io posso. E quindi ho preso delle cose. Una di quelle cose è assolutamente sanissima da mangiare per pranzo. Pranzo, manca 10 alle 3. E poi, aspettate, adesso vi faccio vedere. Sempre da mangiare ho preso questo snack e vai della Parmareggio col formaggino e il mix di frutta. E mi hanno incuriosito perché invece di esserci l'uvetta, che non mi piace, ci sono i cubetti di albicocca. Poi ho preso questo sempre col formaggino ma con i taralli. E poi da bere, sicuramente l'avete visto questo. Meravigliosa mandorla con mango e frutto della passione. È una bevanda vegetale. Vediamo se è buona. Niente, adesso corro, scappo velocissima, che escono Gabriele, cioè devo andare a prendere Gabriele e Sabrina che devono andare a catechismo. E invece non so cosa che vabbè. E invece noi andiamo a casa a svuotare la spesa. E Pia in tutto questo piangeva mentre ero qua che caricavo la macchina sul carrello. L'ho presa in braccio 2 minuti e si è addormentata. Adesso la leggo e mi leggo io e partiamo e andiamo a prendere i bambini velocissimi. Allora, intanto che aspetto che sia per il passaggio a livello, volevo assaggiare con voi il coso di mandorla lì. È buono, è molto molto buono, è senza zuccheri aggiunti, è vegan, è naturalmente senza lattosio, la cosa che interessa di più a me non c'è scritta, è arrivato il 3, comunque è buono, non male. Facciamo scaldare l'acqua a Pia. Una cosa svelta. Vi avevo detto che dentro uno di quei sacchettini c'era questo mix di frutta con albicocca a cubetti. Beh, devo dire che l'albicocca a cubetti in confronto all'uvetta è molto più buona. Ma a me che non piace il dolce, cioè il troppo dolce, diciamo, non è che mi faccia impazzire. È buona in confronto all'uvetta, cioè 10, l'uvetta 2. Però è appunto troppo dolce, quindi cioè praticamente sono tutti cubetti di albicocca, ci sono 2 noci e 4 mandorle, esagerando, e tutto il resto sono cubetti di albicocca, che però sono buoni, non li avevo mai assaggiati, non sono male. Vado a finirlo, va? E vado a prendere Gabriele e Sabrina. Cosa c'è, Pia?
Vuoi un tarallino? Piccelli. Sei tu quella bimba lì? Sei tu? Lì vicino al rosso, anche prima si vedevano. Siamo tornati a casa. Nel frattempo sono arrivati anche Manuela e Giorgia. Ci siamo dovuti fermare a prendere anche la carta per fasciare i regali che ho scordato sulla macchina delle amiche di Manuel. Vabbè, adesso vi faccio vedere prima cosa abbiamo preso in parafarmacia e poi vado a prendere i regali così almeno li fascio perché Manuel tra un paio d'ore deve andare via, che va appunto al compleanno. Quindi bando alle ciance e via! Allora, eccoci pronti per farvi vedere subito quello che ho preso in parafarmacia per Gabri e Maurizio. Allora, ho preso questi cappelletti da fare in brodo perché avevo intenzione di farli quando noi faremo i tortellini, i raviolini, quelli che vi ho fatto vedere prima. Quindi c'erano queste confezioni grandi da 375 grammi, perché qua c'è scritto in formato speciale più 50% di prodotto in omaggio, allora le ho prese. Poi gli ho preso questi dolcettini tedeschi che sono fatti così, col cioccolato sopra. Sotto sembrano delle piadine. Vabbè, comunque sopra c'è il cioccolato. Poi gli ho preso il pan bauletto, questo qui bianco, e anche questo qui integrale. Poi questi dolcetti, Chocolix, da mettere, li ho presi in realtà da mettere nel calendario dell'avvento, perché poverino, se no ha solamente quei due tipi di cioccolatini, cioè che stress, tutti i giorni o uno o l'altro, cioè basta. E poi sempre per il calendario dell'avvento, per cambiare, gli ho preso anche questi. Anche questi, così almeno cambia un po'. Poi ho preso, che erano dei prodotti nuovi, questi biscotti qui della marca inglese, sono vegan, sono saraceni integrali, si chiamano saraceni, sono integrali al grano saraceno e avena. Li ho presi così e poi così golosi al miele. E poi Choco Dark con goccine di cioccolato. E poi quelli che mi ispirano più di tutti quanti, i girasoli al caramello. E poi ho preso queste fette biscottate qui all'olio extravergine di oliva che sono molto buone. Poi gli ho preso delle asolane, la pasta questa qui al mais. Per minestra sono i ditalini in pratica. Poi della marca Farabella gli ho preso le perle di patate con riso. Ne ho prese due confezioni, mi sembra, perché se no non bastano per loro due. Poi di questa marca qui,
Cose buone di langa astigiana, della Pierigolosi, torta di nocciole. Io vi assicuro che questa torta è la cosa più buona che io abbia mai assaggiato. Allora, ci sono pochissimi alimenti che mi piacciono super, 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 super. Una di queste sono le nocciole. Io amo, adoro le nocciole e quindi di conseguenza anche la torta di nocciole. Poi sempre delle asolane, questi qua che sono tipo i risoni. Poi gli ho preso questi salini, sono salatini. Poi ho preso questa crostata ai frutti di bosco. In omaggio con ogni confezione due baci, eccoli qui. Poi per Gabriele ho preso queste crostatine alla nocciola e altra pastina, le stelline per la minestrina della Rummo. E poi la solita pasta della Garofalo, che ormai prendo sempre questa qui, sempre due, ogni due pacchi, il pacco di quella lì ai legumi, ho preso anche quella. E niente, questo qui è tutto quello che ho preso senza glutine. Fatemi sapere se voi questi prodotti li avete già presi oppure no. Cosa ne pensate? Questi qua poi vi farò sapere se piacciono a Gabriele oppure no. Gli gnocchi anche della Farabella non mi ricordo se li avevamo già presi o no. Comunque, adesso che vi ho fatto vedere tutto questo, vado avanti a. Devo sistemare la roba e poi devo. Beh, non me lo. Ah, fasciare i regali per le compagne di Manuel. Ciao. Allora, apriamo il calendario che è già 2 giorni che non apriamo. Che vergogna, che vergogna. Quindi dobbiamo cercare il numero 5. È qua con il taccuino. Eccoli, i nostri amatissimi tè. Vediamo un po' che gusto sono. Questi sono quelli di ieri, sono. Non so se riuscite a leggere già. Aspettate, eh. Vaniglia, caramello. Il profumo è pazzesco. E poi adesso la numero 6 invece era quest'altra parte qua con l'omino di pan di zenzero, che è quella di oggi. Questo qui è ciliegia, ciliegia, l'odore è anche fortissimo di ciliegia. Eccoli qua, quindi quelli del 6 e quelli del 5. Domani, che è sabato, li proverò. Ve li farò vedere prima i gusti e intanto proviamo poi quello di domani. Oggi non ce la faccio più. Ormai è tardi, quasi ora di cena. Però questo qua, vaniglia e caramello, oh, santa pazienza, non vedo l'ora di assaggiare. Come avete visto, abbiamo aperto i calendari dell'avvento. Oggi c'era un regalo anche per me. Bellissima la palette! Perfetto! Così potrò iniziare a mettermi anche l'ombretto. È una vita che non lo metto più, veramente tantissimo. Vabbè, per oggi è tutto. Io vi saluto e ci vediamo domani con un altro Vlogmas. Ciao!